Se ne andò. Eccolo di là. E dove? Bene, niente, andiamo di là, vai. Per le volta ovviamente si può saltare, sì, eh. Non ti fanno entrare. Buonasera, buonasera a tutti. Mi fa un po' effetto. Abbiamo pensato di iniziare la Leopolda intanto raccontandovi che questo è, come vedete, un garage. Siamo partiti dal garage, perché il garage è il luogo delle start-up. E quante volte la Leopolda si è fatto la stessa battuta? In un garage americano nascono le idee, in un garage italiano arriva l'ASL e ti chiude. Abbiamo fatto sempre le stesse battute che abbiamo in archivio e che tiriamo fuori di volta in volta. Però il garage è anche il luogo un po' del passato, il luogo dei palloni di cuoio mezzi striminziti, è il luogo nel quale non soltanto si coltivano delle idee, ma si custodiscono dei sogni. La Leopolda nasce dal desiderio profondo di dire: l'Italia è casa nostra, noi non ce ne andiamo e cambieremo l'Italia, non cambieremo paese. Bravo! Questa è la Leopolda. Voglio dire a Pippo Civati che la Leopolda è sempre e comunque casa sua. Domani c'è da fare, ma se domenica viene lo prendiamo volentieri, e che anche il PD è casa sua. Noi non abbiamo mai pensato di fare il partito della Leopolda. Questo paese era scalabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che per anni ci hanno raccontato che l'Italia era un paese chiuso. Noi stessi lo dicevamo. La Leopolda è la nostra gente, che ha voglia di credere nella politica come una cosa diversa rispetto al passato. Smettete di parlare male di noi, perché parlando male di noi parlate male di voi, di quello che siamo stati fatti. La mia proposta per questa Leopolda è: chiudiamo il file senza salvare il passato. Ripartiamo. Guardate, noi dalla Leopolda abbiamo fatto tutto. Siamo partiti da zero, ci siamo presi il partito, siamo al governo del paese. La sfida di questa Leopolda non è fare il conto di chi c'era e di chi non c'era, non è mettersi a guardare i nuovi entrati e quelli che non vengono più. Ci siamo tolti la soddisfazione di arrivare dove non pensiamo di poter arrivare. Il problema è considerare questa stazione non il punto d'arrivo. Questo treno non arriva alla stazione Leopolda, questo treno parte dalla stazione Leopolda, e torneremo a credere che il futuro è soltanto l'inizio. Benvenuti alla Leopolda! Bravo!